Con l'arrivo poi del computer, cioè della fotografia digitale, le cose sono cambiate notevolmente. Primamente hanno fatto un programma, cioè innanzitutto se vediamo sul fotogramma, sul quadro, in questo caso il programma è stato redatto con Flash, Macromedia Flash, ma all'epoca era fatto con HyperCard, poi fu con Java per andare sulla rete. In sostanza, per esempio, la misura fra due punti di una planimetria, basta fare un clic in un punto e fare in maniera che quando si fa clic piglia le coordinate di quel punto. Poi, se fa clic in un altro punto, piglia le coordinate di un altro punto. In questo momento, sto clic, si fa fare al programma la radice quadrata, la somma dei quadrati della differenza delle coordinate, cioè la formula della distanza. E si ottiene la distanza in pixel. Se si è avuto l'accortezza di prendere una misura nota sulla planimetria, si fa una proporzione come la distanza trovata sta all'incognita, come la misura nota in pixel, la misura nota in metri. E il problema è fatto, quindi se va accorgito un attimo, poi qua ci vuole un po' di fantasia, col tasto tab si fissa l'origine in un certo punto, poi si sposta col click del mouse, si mette l'origine, poi si fa clic su tanti punti e si può avere le distanze a quel punto prescelto. Identico discorso vale se invece del grafico della planimetria mettiamo un fotopiano, in questo caso vediamo il prospetto della cattedrale. Identica fatta, l'origine lo mettiamo su un certo punto, poi spostiamo l'immagine, ingrandiamo, la riduciamo come ci pare piace e pigliamo le distanze da eventuali altri punti. Il problema sembra, considerato che può essere fatto via rete, va fatto via rete perché non ha senso in locale. È chiaro che cambieremmo tutto perché anziché mettere un'immagine non molto grande, potremmo mettere un'immagine grandissima e quindi arrivare a misurare persino i conci più piccoli di mattoni. Il problema restava ancora per quanto riguarda l'immagine tridimensionale. Abbiamo detto che il sogno era di mettere a disposizione dell'utente il modello ottico tridimensionale. Per fare questo fu fatto il programma Stereophoto, nato proprio giocando nel 91 ed è fatto prima con HyperCard. All'inizio avevamo già visto che il computer non sopportava grandi ingrandimenti, qui si andava con 640x480 per fotogramma, però facendo clic in un punto e poi facendo clic sul punto corrispondente era possibile avere le coordinate terrene di quel punto. È chiaro che perfezionando ulteriormente il programma, si arrivava a pigliare le distanze, eccetera, eccetera. Con l'arrivo di computer più potenti, l'immagine messa in rete è stata di 600x800 pixel. Si poteva andare oltre, però il problema era che si pensava già alla fotogrammetria inversa, cioè la possibilità di disegnare sul modello tridimensionale. Per cui all'idea di avere un fotogramma molto grande, ma sempre limitato per questione di rete, di velocità di rete, che si spostasse entro le due finestrelle, come vediamo adesso, e poteva essere ingrandito, si è preferito portare i due fotogrammi interi, e questo è stato possibile con i nuovi schermi panoramici, in maniera tale da osservare in ogni momento tutto l'intero fotogramma tridimensionale, e poter disegnare anche su di esso. Qua in questo caso vediamo qua, spostare la marca mobile che va quel puntino rosso che può essere registrato, quindi abbiamo disegnato un rettangolo, un quadrilatero che poi possiamo spostare comodamente come vogliamo noi in questo spazio tridimensionale, in altezza, in orizzontale, in profondità. È già la premessa per quella che sarà la modellazione stereometrica che vedremo subito dopo. In sostanza, da statistico qualcuno si cimenta, spaventa ancora l'idea di rilevare le misure, però il fatto stesso che stanno in rete tutti i rilievi del terremoto e secondo me interesse per vedere come si sono comportati gli edifici ce n'è, io credo che è solo un fatto di tempo, ma saremo in grado di tutti quanti di poter rilevare le misure via rete dal modello ottico tridimensionale, che può essere fatto sia
vediamo, tanto per chiudere, con gli assi visuali incrociati, e sono due finestrelle piccole, e va su un quasi schermo anche di 17 pollici, con gli occhiali anaglifici, il rosso e il verde, e qua vediamo che si può regolare il rosso e il verde in funzione degli occhiali di cui si dispone. Questo fatto sempre con flash, macromedia flash. E poi il modello, diciamo, su schermo gigante, su schermo panoramico, che va osservato con lo stereoscopio. E questo per restituzioni più raffinate e anche per eventuali impostazioni di interventi sul modello ottico tridimensionale.